Purtroppo questa personaggia che continua a bindolare quella delle pagine di Mango e anche le persone che condividono questa diffamazione, fra cui, vi ripeto, state molto attenti perché sta continuando a diffamarmi, a offendermi e io la sto ancora perdonando perché ha una famiglia anche lei e non voglio farle fare brutta figura, però se continua così mi toccherà, insomma, denunciarla. Stanno continuando a dire bugie su bugie su bugie e più sei nella luce, più dici la verità, più tentano di nasconderla, di coprirla e di diffamarti. Questa donna purtroppo non sta bene, l'hanno visto già, insomma, quasi tutti, per fortuna, scrive cose senza senso. La cosa più bella è che quando si ha l'unica verità come me, insomma, esce sempre, infatti, si stanno sbugiardando sempre di più e si sta vedendo che è un accanimento personale solo di invidia. Purtroppo stanno usando, come vi ho detto, il mio nome. Mi dispiace veramente per una certa persona che si è fatta proprio abbindolare credendo a una falsità allucinante, che ha creato una persona che ha fatto del male parlando male per anni, di un grande artista. Mai avrei pensato che l'ignoranza potesse arrivare a tanto. Questa è una cosa molto triste, molto 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 triste. Chi ha Dio nel cuore non si fa sovrastare dalle falsità e dalle diffamazioni, vive sereno esattamente come me. Non ho bisogno di inventarmi le cose come loro per brillare nella luce degli altri, perché già brillo della mia. Quella che Dio mi ha dato, quella che Giuseppe ha sempre amato, ha sempre scritto anche nei suoi scritti quando era qui in vita. Se arrivate a doverci usare a me, al mio Giuse, ai nostri artisti, alle nostre vite, alle nostre storie che nemmeno conoscete perché non ci conoscete a nessuno di noi. Una persona che spara sempre male sul prossimo, infanga per farsi vedere. Insomma, si autocommenta da sola. Cosa volete che vi dica? Però, insomma, vi ho aggiornato su questa cosa, quindi state attenti, perché vedrete benissimo, i miei canali ufficiali sono sempre questi, gli unici dove c'è la verità comprovabile, ma purtroppo quando sei un personaggio pubblico si viene attaccato di più, quando appunto si dice la verità, si dice la parola magari anche, insomma, in funzione di Gesù, si viene attaccati dal male, quindi, vabbè, insomma, state attenti, condividete il più possibile appunto di non credere a queste fandonie, tutto ciò che io ho detto e scritto nella mia vita, nei miei canali ufficiali, è totalmente vero e comprovabile. E basta, la selezione naturale che, insomma, aveva già detto Cristo che avrebbe fatto. Chi sta dalla parte della luce, dell'amore e della fede e chi sta dalla parte del male, del diffamare, infangare gli altri per farsi vedere. Vi voglio bene, ciao a tutti, buonanotte, Maria Gloria.